Amici di Telegolfo, bentornati nel giorno dell'Epifania, da Pizzarri in cuffia, Cristiana Palombi alle riprese. Vi diamo il bentornati per il campionato di promozione girone D dallo stadio di Manola, pronti per assistere alla partita tra Formia Calcio e Fiorentino. Ne approfitto a nome di tutta la redazione per augurarvi un buon e un felice 2019. Ci siamo fermati nel periodo natalizio e non c'è modo migliore di ricominciare che nel giorno dell'Epifania con una bella giornata di calcio e soprattutto per lo spessore di questa partita che vede affrontarsi in casa della Formia, quarta in classifica, la seconda forza del campionato, il Fiorentino. Andiamo velocemente a dirvi quali saranno le formazioni in campo: il Formia con la numerazione dall'1 all'11, Abdul, Agrillo, Lucignano, Pepe, Battaglia, Otiero, Raspaolo, Castiglione, Petronzio, Tortora e Basso. Agli ordini di Maurizio Pernarella, in panchina dal 12 al 20, Raso, da Pasquale, D'Aprile, Nulli, Milone, Pergamo, Cannella, Sar e Zaccaro. Chiaramente osservato speciale il bomber Zaccaro, che partita dalla panchina non è al 100%. Il Fiorentino invece con una numerazione personalizzata, sperando che mi sia arrivata tutto corretto, vediamo un po' come si rende conto della partita, se ci saranno dei problemi chiaramente ve li faremo sapere. Con il numero 1 Fiorini, il numero 2 Villani, il numero 7 Virgili, il numero 8 Rinaldi, con 9 Moriconi, 10 Calizzuri, 13 Pagliarosi, 19 Fumagalli, 21 Piscopo, 27 Ambrisi, 92 Darpino. In panchina agli ordini di Francesco Pippenburg, col numero 12 Noce, numero 4 Rinaldi, numero 5 De Angelis, 11 Orsinetti, 16 Pasin, 22 Ciocchetti, 25 Fanelli, 32 Cantagallo, 71 Mariani. Alessa, quasi chiama Palmerini. Pronto, si attende il fisco del direttore di gara, il signor Nigro di Prato, gli assistenti sono Crescenzio di Aprilia e Di Mambro di Cassino. Si parlano in campo in attesa del fischio d'inizio, ricordiamo lo scontro di vertice, il secondo scontro di vertice di questa giornata, il primo è quello che riguarda proprio la capolista Nitrella, che in casa ospita il Monte San Biagio, quinto in classifica. I risultati di queste due gare diano molto quello che riguarda la fine di questa stagione d'andata. Questa è l'ultima gara della prima fase di campionato ed è cominciata ufficialmente Formia Fiorentino. Il primo possesso è per la squadra ospite, che in completo granata attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Il Formia invece il completo bianco dalla sinistra alla destra, sventagliato sulla sinistra per lo scatto di Moriconi, che guadagna il fondo, mette in mezzo, c'è la deviazione di Agrillo e sarà un fallo laterale da posizione avanzata, praticamente un corner con le mani. Sono iniziate le ostilità, una nutrita cornice di pubblico, soprattutto di casa, ci sono anche dei tifosi ospiti. Il freddo in questo giorno dell'Epifania non ha fermato il tifo del calcio. Petronzio prova a scappare nel cerchio di centrocampo, la sua apertura intercettata da Pagliarosi, che subito scalcia in avanti a caccia dello scatto di Ambriti, poi si perde oltre la linea del fallo laterale dalla parte opposta, quella precedente, quella più lontana dalla nostra postazione. Fiorentino che viene da tre vittorie nelle ultime quattro partite, l'ultima vittoria è quella 4-1 con il Casaldino. Attenzione perché recupera palla il Fiorentino in zona pericolosa, è solo Piscopo che poi provato a mettere il pallone in mezzo, ancora un recupero del pallone con Fortuna che subisce il fallo.
ha alzato il piede Villani, intervento in gioco pericoloso, si va subito a sancire le condizioni dell'avversario, il numero 2 del Fiorentino, per play in campo, questi giorni di festa, è interrotto il gioco il signor Nigro. Calcio di punizione per il Formia. Battuto da Castiglione, pallone ancora recuperato dal Fiorentino solo per un momento, perché si mette in mezzo Pepe, ancora Castiglione che allarga sulla sinistra dove scatta Lucignano, serve passo e poi scatto ancora Lucignano, la palla dentro, Petronzio, Dortra, il tiro a giro Pezzerini che va a pensare il primo tiro di questa partita. Basso è stato pericoloso al terzo minuto di gioco. Un Fiorini a staccare e mettere in angolo. Battuto e calcio d'angolo, palla in mezzo, Fiorini con comodo. Che gli arrivi tutto pulito l'audio di questa partita in casa, ne abbiamo qualche piccolo problemino con interferenze di microfono, sono gente di radio, il solito servizio. Allora laterale per il Forni, ha battuto, mette giù Torstra, palla che viaggia in zona Castiglione che serve all'indietro Autiero. Larga per Lucignano, sale di basso per Ronzio che non ci arriva, ancora basso a mettere il pallone giù sulla linea dell'out di sinistra, palla messa in fallo laterale. No, là Ronzio che ha iniziato con timori di sorta, chiaramente è una partita importante per la squadra di Pennarella. Che guadagna intanto una rimessa laterale il Fiorentino, che può cercare di imbastire un'azione offensiva. Il pallone che era diretto ad Ambrifi, intercettato dalla difesa formiana, ancora però il Fiorentino che attacca con Caligiuri, buono il suo dribbling, si mette in mezzo Pepe che recupera il pallone, lo cede all'indietro a Battaglia, allarga il gioco sulla destra del centrale dove c'è Agrillo, cerca di pescare in avanti Raspaolo, non ci riesce, finisce giù giocatore del Fiorentino, tutto a regolare per l'arbitro che assegna la rimessa laterale al Formia, però per farsi girarsi delle condizioni di Moriconi, sta un po' zoppicando, riesce a recuperare la posizione, colpo di testa di Tortora, non raggiunge un compagno, Agrillo scordinato, scomposto, regala una rimessa laterale ma impedisce a Piscopo di recuperare il pallone, rimessa quindi in gioco con le mani per la squadra ospite, si attende l'arrivo di un pallone. Allora noi nel frattempo vi andiamo a ricapitolare quello che è stato il percorso del Formia poco prima della pausa natalizia, così come abbiamo fatto con il Fiorentino. Due vittorie consecutive, quelle contro il Suio e contro la Mistral, quindi contro le cugine di questo campionato. Soprattutto quella con la Mistral importante per stabilire le gerarchie in coda alla Nitrella e al Fiorentino. Forma ci si è piazzato, una vittoria che ha fatto bene anche al Monte San Biagio, che in questo modo ha scavalcato la Mistral e si è guadagnata questo quinto posto con cui può dire ancora la sua. Attenzione però proprio al Fiorentino che attacca, la palla messa in mezzo, scavalca tutti di testa, Lucignano preferisce non correre pericoli, dietro di lui c'era Caligiuri, calcio d'angolo quindi per il Fiorentino che ha attaccato bene dalla sinistra con Moriconi che ha messo il pallone in mezzo, pallone che ha tagliato l'area piccola, Lucignano di testa ha preferito metterla in angolo senza preoccuparsi troppo e ha fatto bene perché appunto c'era Caligiuri dietro di lui. Attenzione quindi al corner, il primo per la formazione ospite. L'arbitro
Sei sincera che non ci siano contatti strani in area di rigore e fischia. La palla in mezzo, Battaglia. Salta più in alto di tutti, la palla ancora rimessa in mezzo, di nuovo la difesa del Formia a rimetterla fuori, ancora il Fiorentino che insiste al limite, c'è però fallo fischiato dal direttore di gara, quindi pericolo sventato per la squadra di casa che può usufruire di questo calcio di punizione. Battaglia o lascia Davgul che chiama i suoi a salire. Davgul, classe 99, un portiere che sta mostrando sempre più certezze in questo campionato, così come il giovane Agrillo che sembra ormai un titolare fisso, il classe 2002 che adesso riceve il pallone qui sulla destra. C'era Spaolo vicino a lui, cerca l'imbucata per Petronzio, lo raggiunge, un pallone perfetto di Agrillo, Petronzio la mette in mezzo, c'è la deviazione, guadagna un calcio d'angolo. Applausi proprio per il giovanissimo Mario Agrillo. Pescato molto bene Petronzio in area di rigore. La conclusione, poi un tiro cross in mezzo che è stato deviato ancora prima di capire il destino di questo pallone. Intanto c'è calcio d'angolo. Alla battuta col Mancino ancora una volta, troppo su Fiorini che esce in presa alta senza problemi. Attenzione sulle palle inattive sempre al numero 5, Antonio Battaglia, un vero totem, soprattutto quando si gioca in casa, è un cannoniere aggiunto. Non c'è niente, qui dice l'arbitro sull'intervento di Lucignano su Virgili. Chiediamo scusa per eventuali esitazioni nel corso di questa telecronaca, ma la distinta del Fiorentino ci ha... A noi è arrivata con la numerazione dal 1 all'11 con dei suggerimenti tra parentesi dei reali numeri di maglia, solo che sono chiaramente non ordinati in ordine crescente. Noi intanto bisogna andare a guardare per non dire castronerie, per non prendere un po' di carbone da questa Befana. È il giorno dell'Epifania. Allora il Formia ha provato ad avanzare sulla sinistra, il contrasto efficace di Ambrifi. Ancora Virgili che recupera, il Formia insiste, il pallone arriva a Tortora solo per un momento, riparte il Fiorentino, la palla profonda a cercare Moriconi che deve attendere perché è da solo, arriva adesso sulla sinistra a dargli un appoggio Villani, arriva il pallone al numero 2 che ancora una volta però è isolato, quindi cerca un sombrero ai danni di Raspaolo, per un attimo ci riesce però subisce... Un contatto, il numero 7, fischiato il calcio di punizione, poi c'è una reazione di Raspaolo, l'arbitro va a parlare con i due perché è finito giù Villani, l'arbitro va a parlare con i due giocatori, ha trovato un piccolo capannello nei pressi dell'arbitro, forse ci sarà un cartellino, si allontana Pepe, si allontanano tutti, non c'è nessun provvedimento disciplinare. È evidente che l'arbitro però si è segnato mentalmente le facce dei giocatori coinvolti. Probabile che sia l'ultima chance di cavarsela senza un cartellino. Avgul batte questo calcio di punizione profondo, di testa Villani senza problemi. Agrillo spazza in avanti. Ancora di testa Villani, Castiglione si pesta un po' i piedi con Pepe, alla fine Battaglia risolve tutto spazzando il pallone in avanti dove non c'è nessuno, praticamente una touche. Sì, che il fallo laterale per il Fiorentino è nei pressi della bandierina, qualche metro oltre la bandierina, guadagnerà chiaramente qualche metro nella battuta, eccolo qui appunto. Ma il Formia può salire in pressione, infatti recupera palla con Castiglione, la palla di Raspaolo a cercare Petronzio, spazza via la difesa ospite. Agrillo, tocco di Tortora è troppo lungo, invita al fallo Castiglione dopo che aveva recuperato palla Piscopo. Infatti c'è calcio di punizione per il Fiorentino. Deve arretrare la posizione di battuta il numero 8 Rinaldi.
dietro la linea del centrocampo, infatti l'arbitro fa ripetere anche la battuta. Si incarica del calcio di punizione Stefano Fumagalli, classe 81, il più esperto tra i giocatori a disposizione di Francesco Pippenburg. Prova a recuperare palla il Formia, resta nella disponibilità dei giocatori in maglia granata. Adesso c'è il recupero palla, Pepe in avanti, prova a scappare via, basso, recuperata palla però dai giocatori della squadra ospite. Adesso provano ad avanzare sul settore di destra, pallone però impreciso e recuperato da Pepe, ancora un batti e ribatti, Pepe con il petto, c'è stato un tocco con la mano, calcio di punizione per il Fiorentino, si è aggiustato, non sappiamo quanto volontariamente, il pallone con la mano Pepe, l'arbitro non gliela perdonata, calcio di punizione. Quattro giocatori sulla linea dei difensori del Formia per il Fiorentino, in questo momento guadagna una rimessa, guadagna qualche metro. Sono Ambrifi e Moriconi in area di rigore, la palla è proprio per il numero 9 e prova una spizzata, Otiero spazza via senza tanti complimenti, Villani all'indietro per Fiorini, il pressing di Raspaolo, fuori gioco di rientro di Carlo Caligiuri, questo era calcio di punizione, Caligiuri che aveva toccato un pallone per uno scatto di un compagno sulla sinistra, palla che si era rivelata però troppo lunga e imprecisa, sarebbe stato comunque fallo laterale per il Formia che invece può usufruire di questo calcio di punizione praticamente all'angolo dello spicchio, se può avere un angolo, una circonferenza comunque del cerchio di centrocampo. Ancora un errore però in fase di impostazione del Formia, attenzione al Fiorentino che può scattare in avanti con Ambrifi, c'è un contatto, non c'è niente secondo l'arbitro, l'ultimo tocco è di Ciro Otiero, sarà calcio d'angolo per il Fiorentino che si fa rivedere dalle parti di Avgul, quantomeno con le situazioni da palla da fermo, si affida al suo totem battaglia il Formia, porta 5 giocatori a saltare la squadra ospite. Villani, Fumagalli insieme a Darpino, Moriconi e Ambrifi. Attenzione a Moriconi che si sbuca alle spalle della difesa, il pallone però era troppo corto, intercettato dalla difesa, ancora Fiorentino in avanti, ancora un tocco del giocatore del Formia. Fiorentino che resta in possesso, va poi a imbucarsi in un vicolo cieco Caligiuri, recupera palla Pepe che poi si fa spazio con la spalla, commette fallo. Ancora una volta l'arbitro che deve intervenire a raffreddare i bollenti spiriti. Una gara che è arrivata al quarto d'ora. Vede il punteggio ancora fermo sullo 0-0, il Fiorentino che ha conquistato un calcio di punizione molto interessante perché siamo quasi all'altezza del limite dell'area, sebbene praticamente sulla fascia laterale destra. Sono punizioni sempre insidiose per essere messe a metà tra la possibilità del portiere di uscire oppure no. Soliti 5 in area di rigore per il Fiorentino, la palla in mezzo verso il centro, accenda l'uscita Avgul, attenzione la palla resta lì, rimane su Avgul e alla fine palla messa in fallo laterale, è rimasto a terra un giocatore del Fiorentino, hanno invocato un rigore il giocatore della squadra ospite, è arrivato alla conclusione se non ho visto male, però è stata sparata abbastanza addosso ad Avgul. Palla ancora in mezzo, il colpo di testa qui però finisce altissimo da parte del numero 27 Ambrifi. Sta mischia in area di rigore. Poteva essere pericolosa, alla fine si è risolta con un altro angolo su cui però
è stato bravo Amrifi, colpo di testa che è finito alto. Afgul tira un sospiro di sollievo, spara questo pallone nel cerchio di centrocampo, non ci arriva Castiglione, il Fiorentino non spazza bene, colpo di testa di Raspaolo a cercare Petronzio, fa buona guardia Villani, prova ad andarsi in dribbling Rinaldi, il risultato è una palla persa, poi Rinaldi rinviene, va a riprendersi il pallone, la palla per Caligiuri, prova ad andarsene sulla destra, l'ultimo a toccare è lui, è stato il contrasto con Autiero, finito giù il numero 10 che si è lasciato andare a terra con troppa facilità su questo contrasto, il risultato è una palla persa, rimessa laterale per il Formia, Lucignano con le mani a cercare Tortora, Fiorentino che quando si trova in apprensione, ma un po' come il Formia in questi primi minuti, siamo al 18° in corso, le due difese preferiscono sempre spazzare via il pallone piuttosto che cercare di impostare quando si vedono sotto pressione, ma molto spesso lo fanno senza precisione, segno che preferiscono in questo momento evitare di crearsi pericoli gratuiti. Castiglione, il pressing di Piscopo, battaglia ancora per Castiglione, questa volta va Morricone su di lui, buona la palla di Castiglione per Tortora che combatte contro due avversari, finisce giù, alla fine fischia il calcio di punizione quasi suggerito dagli spalti al signor Nigro di Prato. Sempre Castiglione pronto a battere, serve Raspaolo, bella palla sventagliata in mezzo, il colpo di testa di Petronzio che anticipa battaglia e poteva, se avesse lasciato quel pallone, battaglia si sarebbe trovato con il suo pallone in area di rigore, pronto a colpire di testa solo davanti a Fiorini, arrivato all'anticipo quasi provvidenziale di Petronzio che ha provato a girare in rete, il pallone è finito alto, di pochissimo ma alto, in ogni caso Fiorini sembrava essere sul pallone, onestamente mi sento di dire che non avrebbe avuto scampo se avesse preso il pallone in battaglia. Si perde tempo al 19° del primo tempo, mi sembra anche abbastanza presto per fare una cosa del genere, il tutto poi per spazzare questo pallone in fallo laterale, quindi scelta discutibile to cur quella del portiere del Fiorentino. Formia che però non riesce a conservare questo possesso, la rimessa laterale cambia proprietario, si va alla battuta per il Fiorentino. Spizza di testa senza successo d'Arpino, combattono i giocatori in mezzo al campo, sempre d'Arpino che lotta e si tiene questo pallone, servito davanti Morriconi, prova a cercare un compagno in mezzo, esce benissimo Castiglione che sta lavorando benissimo con la linea difensiva, attenzione però questa palla persa recuperata dal Fiorentino, la palla dentro, prova l'aggancio Amrifi, è uscito Afgul. Raspaolo cerca un break, si allunga troppo il pallone, tentativo di sfuggire a Villani, rimessa laterale per il Fiorentino, l'arbitro continua a parlare con i giocatori in campo, è evidente che ci sia qualche attrito già. Siamo ancora lungi dalla fine del primo tempo, intanto fischiato un calcio di punizione per il Formia, battaglia lo batte appoggiandosi ad Afgul, il pallone torna al centrale con la maglia numero 5 e di nuovo al portiere, con il destro sventaglia sulla fascia opposta a cercare Lucignano, sbaglia però completamente le misure regalando una rimessa laterale in zona d'attacco alla squadra avversaria che può guadagnare campo. Virgili con le mani si appoggia al suo numero 10 Caligiuri, ancora Virgili all'indietro, Rinaldi la mette in mezzo, attenzione perché c'è solo Morricone, può andare al tiro, la parata di Afgul vanificata dalla bandierina alzata dell'assistente dell'arbitro, fuori gioco e calcio di punizione, ricordiamoli gli assistenti, ogni tanto Nigro lo nominiamo,
sono il signor Crescenzio di Aprilia e di Mambro di Cassino. I signori, plurale. Avgulla la rimessa, questa volta precisa, sulla testa di Raspaolo che la gira verso Petronzio. Il pallone è recuperato dal Fiorentino solo per un attimo. Castiglione la gira ancora per Raspaolo. Bella palla dentro per Pepe che supera in dribbling Rinaldi. Attenzione a questa azione. Tortora all'indietro ancora per Pepe. La gira sull'esterno. Carica addirittura il destro basso da lontano. Guadagna quantomeno una rimessa con le mani, spegnendo però l'inerzia di questa azione offensiva. La battuta centrale Giuseppe Lucignano. Tortora sulla linea di fondo, la mette in mezzo la gira Raspaolo, non preciso nella sua coordinazione. Buona opportunità, Raspaolo il pallone sul sinistro, ha provato alla girata torcendosi. Il pallone però gli è rimasto evidentemente troppo vicino al corpo e la conclusione non ha preso angolo, finendo sul fondo. Fiorini allarga per Fumagalli, si mette in mezzo Raspaolo, palla recuperata, attenzione pericolosa però per una questione di rimbalzi. Raspaolo non riesce a tenere il possesso, ancora una palla recuperata però in zona d'attacco dal Formia che va a prendersi questo fallo laterale. Insiste la formazione di Pernarella, siamo al 23esimo, quasi concluso, stiamo per entrare nel 24esimo minuto. Formia avanti in casa contro il Fiorentino, punteggio ancora di 0-0, ma la squadra di Pernarella mostra di avere sicuramente più voglia di offendere in questo primo tempo rispetto alla squadra di Pipburg. Ancora una palla recuperata, disattenzione il Fiorentino, Raspaolo recupera palla ma non è preciso, ancora però Petronzio che tira dalla tre quarti, il pallone è comodo in presa per Fiorini ma per l'ennesima volta i giocatori del Formia riescono a conquistare palla su un atteggiamento un po' troppo passivo da parte della squadra ospite, che ancora qui perde un pallone impreciso. Invece pregevole il dribbling di Castiglione, la tocca Tortora per controllarla, il pallone si allunga un po', viene spazzato in fallo laterale. Rimessa quindi sulla tre quarti campo, settore di destra, a Grillo, servito da un ragazzino, che un bimbo che mostra di avere una buona potenza di braccio per rimettere il pallone in campo. Attenzione, la palla in mezzo di testa, riesce a liberare poi la difesa del Fiorentino che spazza in fallo laterale. Formia che resta in possesso, Fiorentino che sta cominciando ad accusare un po' di difficoltà sotto la pressione del Formia, che sta sicuramente avendo più... C'è la bandierina alzata del direttore di gara, cioè del guardalinee. Il direttore di gara non fischia e il guardalinee allora la abbassa. Ancora però Rinaldi che spazza il pallone via. Battaglia il contrasto con Ambrifi che tocca il pallone con le mani. Calcio di punizione per il Formia che aveva già battuto, con l'arbitro però di spalle. Non è una cosa che si può fare. Capito che poi delle altre cose ha fatto giocare fino ad ora con un pallone in campo a un certo punto. Sulla rivista laterale, dalla rivista laterale, ancora una palla allargata sulla sinistra che però costringe Lucignano ad arretrare. Ben servito adesso qui dal velo di basso, sempre Lucignano che va a battere questa rivista laterale. Tortora, lo scambio con basso, prova ad andarsene sulla sinistra, semina un avversario, non riesce a superare il secondo, va ad ingabbiarsi cercando qualcosa tra la rimessa laterale e il calcio d'angolo, non trova nessuno dei due, ma ancora una volta il Fiorentino in difficoltà, regala la rimessa laterale al Formia che può continuare ad attaccare. Ha cerchiato Castiglione che è testardo nel tenere il possesso, perde palla, poi commette fallo e calcio di punizione per il Fiorentino, ma è arrivato poi un contrasto evidentemente duro su Autiero, se non vedo male, che è finito giù, è andato in contrasto con Darpino, stramazzato al suolo il numero 6
del Formia è come spesso accade in queste circostanze, subito si fa un capannello di proteste attorno all'arbitro, che però ancora una volta tiene i cartellini in tasca e va, si limita a parlare con i giocatori. Ritorna in posizione Autiero e si può battere questo calcio di punizione per la squadra ospite. Con il destro palla profonda, con il petto ad abbassarsi al suolo Castiglione, poi di petto ancora Pepe all'indietro. Castiglione, Pepe, la spizza, Lucignano deve anticipare il passaggio per Tortora, ne viene una palla per Petronzio e prova l'imbucata ancora per Tortora. La difesa allontana, ma ancora Forma in possesso con Agrillo, sono 4 nei pressi dell'area di rigore. Agrillo avanza, lascia a Raspavolo e con il mancino può mettere il pallone in mezzo. Tortora la stoppa, la palla per Petronzio, il tiro e la parata di Fiorini, miracolosa, ma ancora una volta una grande parata del portiere, questa volta di Fiorini. Viene annullata la bandierina alzata dell'arbitro, era un'ottima occasione. Fuori gioco, penso, di non di Petronzio, ma del giocatore che gli ha fornito l'assist con il petto, che mi è sembrato che il pallone arrivasse indietro, chiaramente dalla nostra prospettiva un pochino più complicato capire queste sottigliezze. Fatto sta che al 28esimo, quasi concluso, ancora 0-0 il punteggio, ma il Formia sta cercando in tutti i modi di approfittare di un Fiorentino che ancora una volta si lascia anticipare, finisce giù Lucignano, non c'è fallo per l'arbitro, la rimessa è comunque per la squadra di mister Pernarella, che sta sicuramente mostrando più cattiveria degli avversari in questo primo tempo, tuttavia non è riuscita a convertire questa verve nel gol del vantaggio, almeno fino a questo momento. La palla in avanti, Pepe non ci può arrivare, ci arriva però Raspaolo che conta i rimbalzi, poi serve sulla destra Grillo, il suo stop complicato, si mette in mezzo Villani che gli scherma il pallone. Villani ancora in dribbling su Raspaolo che gli impedisce la giocata, deve ripartire da dietro il Fiorentino con Fumagalli, lo scambio tra i centrali di difesa, in avanti a cercare Caligiuri, la palla all'indietro profonda adesso a cercare lo scatto di Ambrifi sulla destra, ancora esce in presa Avgul a risolvere i problemi alla sua difesa, a rilanciare l'azione a Grillo, suo stop, battaglia Moriconi in pressing, adesso su Agrillo ci va Piscopo, il pallone in avanti spazzato via da Fumagalli, colpo di testa di battaglia, ancora di testa Raspaolo, non si mette il pallone giù, continua a venire alzato e alla fine sbaglia il controllo Piscopo e il pallone finisce in fallo laterale. Agrillo, Tortora serve Raspaolo e prova a girarla subito, attenzione perché molto attento Virgili, ma quello era un pallone pericoloso, si è giudicato male. Appoggio di testa per Fiorini che gli va a restituire il pallone. Lancio a cercare Ambrifi, sbagliato completamente ancora, palla fuori, palla persa in maniera gratuita dal Fiorentino che regala un altro pallone al Formia. Rimessa con le mani, già battuta, si gira molto bene, basso, il pallone poi gli rimbalza sulla mano, tutto regolare per l'arbitro perché il Fiorentino è tornato in possesso, solo per un attimo fa la guerra a basso, la vince però questa battaglia Moriconi che serve D'Arpino, deve superare Castiglione, ci riesce, troppo lento però D'Arpino che alla fine si conquista un calcio di punizione. Salgono i giocatori del Fiorentino a occupare l'area, questo calcio di punizione che può essere pericoloso, sempre in 5 dovrebbero essere ad occupare l'area di porta, l'area di rigore, la palla dentro, il colpo di testa in anticipo di Autiero, e poi fallo laterale. Ripiegamento di Castiglione, è arrivato il tocco di Villani, palla finita in out, va a battere Grillo, ancora con le mani,
Autiero la controlla e serve Lucignano sulla sinistra. Si fa vedere vicino Pepe. Lucignano preferisce andare in profondità e fa bene perché c'è lo scatto di Petronzio. Arrivano velocissimi i compagni. Il pallone di Petronzio però è lento e impreciso. Alla fine addirittura costringe al fallo Tortora. Un'occasione d'oro questa persa dal Formia, perché si erano venute a creare le condizioni per un 3 contro 3 con i giocatori del Formia in transizione offensiva. C'erano sia Tortora che Raspaolo. Il pallone di Petronzio però è stato troppo lento, troppo impreciso. Occasione persa. Addirittura calcio di punizione per il Fiorentino. Pernarella che però può essere soddisfatto quantomeno dell'atteggiamento dei suoi, se contiamo occasioni sono per il Formia, escludendo quella mischia in area di rigore. Qui Autiero si prende un gran rischio, conquista un calcio di punizione. Fallo di Ambrifi che poi protesta quando il pallone era comunque uscito in fallo laterale. Io onestamente queste sono proteste che non capisco. Approfitto di questo momento di stasi del gioco per fare un po' di filosofia, ma la palla è finita fuori, comunque non è in tuo possesso, che ti fischia fallo e rimessa laterale ti cambia veramente veramente poco. Non capisco la protesta. Palla profonda, forse questa è l'unica discriminante, che si può spazzare palla mentre sulla rimessa laterale può andare in pressione, ma di modo di spazzare il pallone da rimessa ce n'è tanti. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Formia. Protesta Lucignano, probabilmente voleva un fallo. L'arbitro che adesso deve andare a dire qualcosa anche a basso. Continuano a parlare tra di loro i giocatori in modo tutt'altro che amichevole. Capito che deve intervenire spesso ad evitare che la partita prenda una brutta piega. Fatto sta che non ha cacciato cartellini in questo primo tempo, o almeno in questi primi 34 minuti di gioco. Rientra dal fuorigioco, almeno secondo il guardalinee. Infatti arriva con netto ritardo il fischio dell'arbitro. È rientrato dal fuorigioco a prendere questo pallone Tortora. ...4-2-3-1 questo del Formia, almeno in questa fase, con Tortora. Attenzione adesso il pallone di Castiglione per Raspaolo. Raspaolo stoppa il pallone in area di rigore, arriva la copertura e la chiusura provvidenziale di Pagliarosi. Il controllo di Raspaolo un po' complesso, poteva trovarsi da solo davanti al portiere. È arrivata la copertura e il recupero di Lorenzo Pagliarosi, classe 2000, che ha spazzato il pallone in calcio d'angolo per evitare la conclusione di Raspaolo, che da solo davanti al portiere si sarebbe altrimenti trovato. La palla dentro, attenzione che finisce giù Battaglia, trattenuto, abbiamo visto la maglia di Battaglia allungarsi. Numero 5 ha tentato comunque di andare alla conclusione, ribattuta, e quindi attenzione al Fiorentino che scatta con Rinaldi sulla destra, addirittura Petronzio a recuperare il pallone. Vogliono un fallo che l'arbitro non accorda ai giocatori del Fiorentino. Attenzione al Formia dall'altra parte. Raspaolo si porta il pallone in area di rigore. Raspaolo, c'è un altro contatto. Addirittura il guardalinee concede la rimessa dal fondo. Mi sembrava di aver visto il tocco del giocatore del Fiorentino. Evidentemente sbaglio io. Attenzione perché c'è un'altra palla recuperata da Castiglione in zona d'attacco, che poi viene trattenuto. Per l'arbitro è tutto regolare perché prende il pallone basso. Calcio di punizione per il Formia da posizione veramente, veramente molto interessante. Ancora una volta l'arbitro che tiene i cartellini in tasca. Un'altra palla recuperata in zona d'attacco dal Formia. Ancora una volta il Fiorentino troppo passivo in questa circostanza. Castiglione è andato a strappare via il pallone. Passaggio poi per Basso che è finito giù. Siamo qualche metro, pochi dal limite dell'area. Calcio di punizione al 36esimo che sta per concludersi. 37esimo in corso praticamente in questo momento. Sulla battuta ci sta Simone, ci sta professionalità, come se non ci fosse un domani. C'è Simone Raspaolo. 5 uomini in barriera per Fiorini. Fischia il direttore di gara,
Patras Paolo col mancino verso la porta e palla che sfiora l'incrocio dei pali. Un'altra occasione al 37esimo per la squadra di casa. E quindi sarà rimessa dal fondo per Fiorini. Chiedo scusa per questi momenti di pausa, ma dobbiamo segnare per motivi di redazione le azioni in campo. Ne approfitto dei momenti in cui magari il pallone è fermo per appuntarmi diverse cose. Intanto prende, recupera il pallone il Fiorentino, il colpo di testa da Grillo a sventare ogni possibile minaccia, poi Pepe allarga bene il pallone a sinistra per Lucignano che è una prateria davanti, se la prende praticamente tutta, poi si ferma con il destro, va a cercare un pallone in mezzo, Castiglione di petto, Pepe di testa, il pallone che gli resta tra i piedi. Poi il Fiorentino ancora, però i giocatori della squadra ospite che si ingabbiano con un po' di fortuna riescono a uscire da questa situazione decisamente pericolosa. Fiorentino dall'altra parte, tentativo di dribbling, poi alla fine deve intervenire Pepe, lo fa bene perché interrompe l'azione d'attacco del numero 27 Ambrifi, che se ne era andato in dribbling. Palla recuperata però dalla squadra di casa, che adesso può tornare ad attaccare, lo fa sul settore di destra con Agrillo, c'è Raspaolo, lo serve, Raspaolo deve rientrare però sul mancino, in mezzo al campo Castiglione invoca palla, servito, il tocco per Petronzio, lo stop e allarga ancora a destra per Agrillo, Raspaolo, Castiglione, gli gira attorno Raspaolo, Castiglione perde palla ma Raspaolo fortunatamente gli girava intorno, quindi va in possesso del pallone, Lucignano la tocca male, poi la rabbia di Basso che spazza via il pallone, controllo sbagliato di Lucignano che interrompe questa azione insistita da parte della squadra di casa. Rimessa laterale per il Fiorentino, siamo a metà del 39esimo minuto, quindi poco più di 5 minuti alla fine della partita. È del primo tempo chiaramente di questa partita, l'attesa di sapere quanto sarà, se ci sarà il recupero, la palla in avanti per Petronzio che mette il pallone in mezzo senza rendersi conto che era completamente da solo, non c'erano compagni ma c'erano tre difensori più il portiere, palla che quindi sarà domesticata con tutta calma dalla difesa del Fiorentino che però non riesce ad imbastire azioni offensive, ancora una volta Rinaldi che mette il pallone davanti senza molto criterio, adesso ci prova ad Arpino allargato sulla destra, perde palla ancora una volta, dobbiamo dirlo, Fiorentino che non sembra essere presente in campo quest'oggi, anche merito di un pressing forse nato da parte dei giocatori del Formia che attaccano ogni pallone, attenzione al tiro improvviso di Moriconi, centrale, Avgul la blocca, Moriconi prova, ha provato a sorprendere Avgul senza successo, la palla profonda di Pepe a cercare Petronzio, doveva rientrare però da destra, si era allargato il numero 9, palla recuperata senza problemi dalla difesa ospite che adesso prova a gestire questo possesso, D'Arpino allarga il gioco sulla destra, il pallone tra i piedi di Caligiuri che lo spazza davanti però ancora una volta senza nessun criterio, rimessa laterale per il Formia. Basso di testa però regala il pallone agli avversari che non riescono a sfruttare l'occasione. Bene l'interdizione difensiva. Poi qui c'è fallo di Basso che protesta ancora con l'arbitro. Calcio di punizione per il fallo commesso su Manuel Virgili che lascia la battuta a Rinaldi. Con il destro cerca e trova la spizzata di testa, attenzione in aria, Moriconi battaglia, gli si para davanti, gli blocca la strada, protegge la rimessa dal fondo, ottima azione difensiva di Antonio Battaglia a bloccare ogni velleità offensiva di Valerio Moriconi, pericolo pubblico numero 1 per la squadra di Bernarella della squadra di Pippenburg.
42esimo in corso, 0-0 tra Formia e Ferentino. Lucignano, bene, speriamo quanto volontariamente, per mettere a terra questo pallone. Tortora sbaglia il retropassaggio, per sua fortuna il controllo favorisce ancora Pepe. Il pallone spazzato in avanti a cercare lo scatto di basso, la difesa libera, o almeno ci prova, alla fine il pallone che viene buttato via letteralmente. Rimessa laterale per il Formia, siamo sulla tre quarti campo, settore di sinistra, rimessa già battuta, cercato Basso che mette giù il pallone, da solo contro due, alla fine perde palla, prova a mettere in difficoltà Virgili che invece va a guadagnare questa rimessa con le mani. Deve guadagnare campo il Ferentino, la rimessa è sbagliata, Pepe non riesce però ad approfittarne. Adesso sì, il tocco per Basso che avanza, fermato dall'interdizione di Darpino, ancora però che lottano i giocatori, Pepe, pallone per Castiglione, palla persa qui, ancora Lucignano che sbaglia, battaglia salta a vuoto, attenzione Morricone finisce in fuorigioco, non lo può servire Caligiuri che finisce giù sul dribbling su Castiglione, nel dribbling su Castiglione. Calcio di punizione per il Ferentino, saggia mossa dell'esperto Carlo Caligiuri, classe 83, giocatore di classe molto prezioso per la formazione di Pippenburg. La palla messa in mezzo, prova a spezzare di testa proprio Caligiuri, senza successo. Autiero serve Basso che può avanzare sulla sinistra, preferisce rientrare in mezzo al campo, si è allargato Autiero che aiuta i compagni nello svolgimento di questa azione offensiva. Si va da Tortora, la palla per Basso, si isola il numero 11 che prova a mettere il pallone in mezzo, guadagna una rimessa laterale appaiata alla bandierina, un corner con le mani praticamente. Si avvicina a Lucignano, vediamo se per ricevere o per battere. Per battere, no, invece la battuta a sorpresa in mezzo a cercare Petronzio ed effettivamente mette in apprensione la difesa perché il pallone viene messo in calcio d'angolo. Altra opportunità quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo primo tempo, già pronta la lavagnetta, dovrebbe esserci un minuto di recupero. Palla in mezzo troppo lunga per trovare battaglia, Petronzio però bene sulla respinta, il pallone col mancino se lo mangia, come si dice in gergo, Petronzio, perché strozza troppo la conclusione col mancino. Attenzione a questa palla profonda, Avgul la controlla rientrando a piccoli passi in area di rigore. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, viene segnalato un minuto di recupero, inizierà da circa 30 secondi, tanto noi seguiamo questa azione del Formia e prova con una delle ultime chance di questo primo tempo. Fallo qui di Pepe che in arretramento ha gestito male questo pallone allungandoselo più volte, alla fine si è messo in mezzo a Ambrifi, toccato il numero 27 che è finito giù, calcio di punizione. L'arbitro segnala il minuto di recupero probabilmente ai giocatori in campo, non so, però comunque minuto di recupero che è iniziato. La palla in mezzo, attenzione, il rischio, poteva arrivare sul pallone Ambrifi, si è messo in mezzo battaglia che però libera male, attenzione quindi a Rinaldi che avanza, la palla in mezzo, Caligiuri si gira, Caligiuri ancora, palla al limite, l'intervento in scivolata di battaglia ad anticipare ancora Ambrifi per la conclusione della distanza assolutamente velleitaria di Virgili, pallone che finisce tra le mani di Avgul, ultimi 30 secondi di questo primo tempo, la palla in avanti per Castiglione, serve Petronzio che si deve girare senza guardare, bene qui per Tortora che lascia però probabilmente per Basso non accorgendosi di dove era il compagno, quindi palla persa, ultimi 10 secondi di questo recupero. Ferentino che avanza con Darpino in mezzo al campo, arriva il fischio del direttore di gara, si chiude qui il primo tempo tra Formia e Ferentino, 0-0 con la squadra di casa sicuramente più presente in campo,
che è riuscita a procurarsi più di un'occasione per cercare di sbloccare questa partita, che però resta ancorata in situazione di parità, reti bianche in questo primo tempo. Noi vi salutiamo e ci vediamo qui tra pochissimo per il secondo tempo dell'ultima giornata del girone d'andata di questo girone di promozione. Qui di nuovo in campo dal comunale di Maranola per il secondo tempo di Formia Ferentino 0-0. Si è chiuso il primo tempo con la ripresa che inizia in questo istante. La squadra di casa che ha giocato sicuramente meglio dal punto di vista offensivo rispetto agli avversari, che si sono trovati spesso in difficoltà sotto il pressing della squadra di Pernarella. Dovrebbero essere gli stessi 22 giocatori in campo. Formia quindi si schiera con Avgulla, Grillo, Lucignano, Pepe, Battaglia, Autiero, Raspaolo, Castiglione, Petronzio, Tortora e Basso. Il Ferentino che risponde con Fiorini, Villani, Virgili, Rinaldi, Moriconi, Caligiuri, Pagliarosi, Fumagalli, Piscopo, Ambrifi e Darpino. Possesso in questo momento del Formia, che prova a scappare sulla sinistra. C'è stato un fallo fischiato dal direttore di gara, ricordiamo, il signor Nigro di Prato. Gli assistenti sono Crescenzio di Aprilia e Di Mambro di Cassino. Calcio di punizione per il Ferentino, l'arbitro che va a parlare con Castiglione, un arbitro che ha parlato spessissimo con i giocatori in campo, animi che si sono scaldati spesso sui contrasti, tante proteste, l'arbitro che però non ha mai ritenuto necessario prendere provvedimenti disciplinari, i cartellini che sono rimasti in tasca. Attenzione a quella conclusione da fuori, subito tentata dal numero 27 Ambrifi, primo squillo del Ferentino in questo secondo tempo e praticamente secondo di tutta la partita. Formia che sarà sempre bravo a disinnescare le azioni offensive degli avversari, spesso addirittura andando a pressare nei pressi dell'area di rigore del Ferentino, recuperando palloni pericolosi. Qui Ferentino che deve chiudere, lo fa con il numero 2 Villani in rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di casa. Battuta, finisce giù, fischia fallo il direttore di gara. Calcio di punizione dal limite esterno dell'area di rigore, l'arbitro ancora una volta tiene in tasca i cartellini, fa segno di avere il controllo della situazione. Il tiro di Ambrifi è arrivato nel primo minuto di gioco, Afgul si è allungato a bloccare il pallone a terra, subito capovolgimento di fronte, il Formia andare a conquistarsi questo calcio di punizione importantissimo, osservato, speciale sempre in queste circostanze, il numero 5 Battaglia che parte fuori dall'area di rigore, adesso entra cercando di seminare la marcatura, 5 giocatori in area, 2 al limite per il Formia, siamo in attesa del fischio di Nigro che arriva in questo momento. Battaglia si muove, la palla verso il primo palo, si allunga, esce con i pugni Fiorini a toccare, palla rimessa in mezzo da Basso, spazzata fuori dalla difesa, Tortora la stoppa in due tempi e la gioca all'indietro verso Autiero, allarga di nuovo verso il settore di sinistra, si mette in mezzo Virgili che di testa rimette il pallone in fallo laterale. Si scaldano i giocatori a bordo campo, praticamente tutta la panchina del Ferentino, 3, 4, 5 per il Formia. Si sono 4 i giocatori del Formia che si... no, sono 5, ho visto bene, che si scaldano del Formia. Adesso va a battere questo fallo laterale, Castiglione all'indietro per Lucignano, finta il passaggio a Pepe, poi cerca l'imbucata per Tortora, Pepe sul rimpallo. Tortora si gira in mezzo a 4, non riesce a servire un compagno, viene chiuso, prova a ripartire il Ferentino, adesso Moriconi che sta per il pallone può avanzare, serve sulla destra ancora Ambrifi, isolato contro Autiero,
Adesso va a raddoppio anche Pepe, Ambrifi prova a scattare sul numero 6 che tocca il pallone, finisce giù, c'è il contatto, c'è il calcio di punizione. Autiero che risolve quindi nel migliore dei modi una situazione spigolosa perché Ambrifi stava per sfuggirgli, aveva toccato il pallone in calcio d'angolo, c'è stato però il fallo comandato dal direttore di gara, forma aggresso imposta con Pepe, si fa vedere all'indietro Tortora che si gira bene, serve Lucignano, c'è lo scatto di basso servito, supera un avversario, ne supera due, guadagna la linea di fondo, resta sulla bandierina praticamente, prova ancora un dribbling, questa volta non gli riesce, chiude bene il Fiorentino, adesso prova a uscire in mezzo a due Virgili che alla fine viene steso, c'è calcio di punizione e c'è il primo cartellino giallo della partita per Vincenzo Basso al quinto minuto della ripresa. Questa è una notizia, prima ammonizione della partita, fallo di Basso in scivolata a fermare Virgili, evitare la ripartenza del Fiorentino. Calcio di punizione che andrà a battere Stefano Fiorini. Autiero la tocca, ma il pallone diventa buono per Darpino che si accontenta della rimessa laterale. Va a battere Virgili, pallone che torna dal numero 7, si va da Rinaldi, ancora Virgili, davanti a lui Castiglione e Tortora, lo ferma il numero 10, la palla all'indietro per Lucignano, il pressing di Virgili, Lucignano la manda in avanti senza troppo considerare a chi stava dando il pallone, Fiorentino che resta in possesso sul pressing di Petronzio, la difesa ministra, Pagliarosi sbaglia il passaggio, Pepe lo recupera, ma anche Pepe con troppa leggerezza questo pallone lo recupera Rinaldi. Il lancio di Piscopo sulla sinistra dove c'è lo scatto di Moriconi, davanti a lui a Grillo, gli gira attorno Moriconi, mette in mezzo, attenzione la rovesciata, la sforbiciata di Ambrifi, la palla che si accomoda sul fondo, era una buona occasione, chissà che Ambrifi non avesse un'altra scelta e non fosse questa girata in acrobazia, era praticamente da solo davanti ad Avgul. Avgul rinvia di testa Tortora, l'ultimo tocco è di Pagliarosi. Pallone che rischiava di diventare buono per Tortora, ancora dei contrasti, alla fine il pallone schizza nella zona di Basso, no, di Raspaolo che aggira Pagliarosi, prova a mettere il pallone in mezzo e guadagna un calcio d'angolo, Formia che riconferma quanto visto nel primo tempo, pressing e proiezione offensiva. Raspaolo che andrà a battere questo corner, sale Battaglia, sale Autiero, Battaglia che scatta il pallone in mezzo per Autiero! Che calcia alto, trovato bene però il numero 6 che si è fatto vedere, provato il colpo al volo di Mancino. Fiorentino che adesso prova farsi rivedere in avanti, esce bene dalla situazione di pressing, il pallone in avanti a cercare Moriconi, Battaglia allunga la falcata con due passi, gli dà due metri, quindi Moriconi rinuncia, Battaglia copre la rimessa dal fondo e Avgul pronto a battere. Il rinvio del portiere della squadra di casa, il colpo di testa dei giocatori del Fiorentino, ancora Rinaldi che finisce giù, tutto regolare per l'arbitro, Castiglione che in mezzo a tre si gira e mantiene il possesso bene passandola a Pepe, servizio per Raspaolo,
può continuare la corsa di Lucignano, che però si ferma e allora mette il pallone in mezzo. Castiglione allarga di testa per Basso, si sovrappone Pepe, si va da Tortora e qui viene messo giù Basso, calcio di punizione, fallo piuttosto evidente, non c'è l'ammonizione, sarà un fallo abbastanza evidente, secondo me anche volontario, comunque messo giù Basso, non c'è cartellino ma c'è calcio di punizione sul punto di battuta, già si fa vedere Raspaolo col mancino, ha sfiorato l'incrocio dei pali, da una posizione sicuramente più vantaggiosa perché eravamo un po' più centrali, un po' più vicini anche all'area di rigore. Pepe e Raspaolo sul pallone, battaglia Petronzio e Castiglione in area, anche Basso adesso va sul punto di battuta e c'è un fumogeno da parte dei giocatori, dei tifosi del Formia, che rende difficile la visibilità anche al portiere Fiorini del Ferentino. L'arbitro lascia giocare, si batte questo calcio di punizione, Pepe la mette in mezzo, battaglia praticamente di anca, non riesce a girare bene, provato di anca, battaglia, non è riuscito a coordinarsi. Ferentino che però ancora una volta non riesce a mantenere questo possesso in zona d'attacco, c'è il fuorigioco di rientro di Petronzio, no, di Tortora, calcio di punizione per il Ferentino, già battuto, palla però battuta malissimo, non c'era nessuno sull'out di sinistra, fallo laterale per il Formia. Ferentino che però recupera bene questa volta, Rinaldi per D'Arpino, la palla in avanti, cercato e trovato in qualche modo Moriconi che prova il dribbling, copre Lucignano, serve un compagno sulla sinistra, il guardalinea aveva segnalato la rimessa laterale per il Ferentino, l'arbitro invece ha segnato il calcio di punizione per il Formia. Fumogeni che stanno spargendosi anche qui ed è difficile la visibilità anche a noi che dobbiamo fare la telecronaca, quindi perdonate eventuali errori, ma come potete vedere da soli fumo rossastro, colpo di testa ad allontanare di Fumagalli, la palla che rotola in fallo laterale, pronto a battere Lucignano, va per vada Tortora che praticamente è solo in mezzo al campo, serve di nuovo Lucignano, finisce anche giù il numero 10, la palla in avanti a cercare Petronzio, il colpo di testa della difesa, controlla sulla linea laterale Virgili, subisce un colpo Raspaolo, per l'arbitro tutto, è tutto regolare, D'Arpino non protegge, Castiglione può metterla in mezzo, Petronzio prova a stopparla, riesce il dribbling, poi si ostacolano Petronzio e Basso, Petronzio finisce giù, praticamente fallo di Basso, ma Petronzio poteva lasciare il pallone al compagno, a Grillo commette fallo, blocca la ripartenza e viene ammonito al 13° minuto della ripresa. Si sono ostacolati Petronzio e Basso, quella che poteva essere un'ottima occasione, Petronzio avrebbe potuto lasciare il pallone al compagno visto che lui avrebbe dovuto girarsi per tirare, Basso invece aveva tutta la porta davanti, battaglia di testa, allontana Caligiuri, non c'è niente, finito a terra un giocatore del Formia, per l'arbitro è tutto regolare, alla fine i giocatori del Ferentino mettono il pallone in fallo laterale. Adesso proteste da parte dei giocatori del Formia, ancora Petronzio che parla con il suo allenatore, forse ancora sta discutendo l'occasione precedente in cui ha impedito a Basso di battere a rete e Basso a sua volta ha sgambettato nel tentativo di tirare il suo compagno, due non si guardano, quindi Petronzio sono verso la sua panchina, gli occhi di Basso sono
altrove. Pepe restituisce palla al Ferentino. Timidi applausi a sottolineare questo gesto. Pressing subito di Petronzio ad aggredire. Primo possesso del Ferentino. Di tacco allarga il pallone Piscopo, non fortunato. La palla è in avanti, spiove nella zona di Raspaolo, che non riesce però a trovare il pallone in mezzo a due giocatori. D'Arpino, Caligiuri si deve girare. Ben servito Ambrifi, che adesso gira col mancino ancora per Piscopo. Fermato bene da Castiglione, che tiene il pallone tra i piedi anche troppo basso. Sale a Grillo, servito la palla per Raspaolo. Ferma tutto però l'interdizione difensiva del Ferentino, che adesso avanza con D'Arpino. La palla allargata a sinistra per Moriconi. Chiusura rude di battaglia. Ci sarà la rimessa laterale per il Ferentino. No, per il Forme, l'ultimo tocco è di Moriconi. Quindi rimessa per la scuola di casa, va a battere a Grillo. Tre, esce un po' di sole a scaldare un po' tutti noi. Del primo cambio per il Formia, esce Tortora, entra Sar. Al quarto d'ora del secondo tempo, un po' più di sostanza a centrocampo, quindi possibile che cambi il modulo da 4-2-3-1 con Tortora a fare da trequartista, un 4-3-3 con Sara a dare una mano a Pepe e Castiglione, e Raspaolo e Basso a fare gli esterni offensivi con Petronzio al centro dell'attacco. Il tocco proprio di Petronzio in due tempi, prova a servire Raspaolo, recupera palla invece il Ferentino. Attenzione a questo pallone che diventa buono per Ambrifi, che lo mette giù. Ambrifi si gira, carica al sinistro il pallone, che però viene, si impenna e finisce insaccato con la rete che delimita i confini del comunale. Poche occasioni in questo secondo tempo, una per il Ferentino proprio in apertura, per il Formia lancata di battaglia su calcio d'angolo. Autiero sempre su calcio d'angolo per quell'occasione tra Petronzio e Basso. Petronzio proprio adesso che va a lottare, pallone diventa buono per Raspaolo, mette in mezzo sul portiere, Fiorini la blocca senza problemi. Pallone appoggiato al portiere, che adesso fa ripartire l'azione. D'Arpino ancora all'indietro, Virgili, ancora Fiorini, sale al piccolo trotto Petronzio. Fiorini che regala la rimessa laterale al Formia. Devono salire sul portiere in pressing, perché spesso Fiorini è stato impreciso in questi rilanci, non è il primo fallo laterale che regala. Lucignano si fa prendere la fascia, primo pallone toccato da Sarra, che lo restituisce a Lucignano. Raspaolo non può servire ancora il terzino, ma deve cedere il pallone a Sarra, che lo dà indietro ad Avgul. A Grillo, il pressing subito di Piscopo. A Grillo se la cava anche Basso, perché Piscopo, cercando un fallo laterale, gli regala il pallone. Sbaglia poi Pepe, impreciso molto anche lui, alla fine si guadagna il calcio di punizione. Anche Pepe oggi, dobbiamo dirlo, qualche cosa buona, ma qualche errore di troppo. Lui e Castiglione sono i play del Formia, quelli che dovrebbero essere più precisi proprio in fase di costruzione. Raspaolo prova a servire ancora Lucignano, fa buona guardia Virgili, che però subisce il pressing di Castiglione, regala il pallone a Basso, la finta di tiro, Basso, 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 nella di rigore, Basso, il tiro sul fondo. Tutto bene tranne la conclusione per il numero 11.
provato la conclusione sul primo palo, pallone che è andato dritto per dritto sul fondo, non ha trovato il giro. Dopo un buon dribbling, il pressing di Castiglione efficace, attenzione però dall'altra parte Moriconi prova a creare qualcosa su di lui, però è onnipresente Battaglia che ancora una volta lo chiude in fallo laterale. Cambio per il Ferentino, esce Caligiuri, entra Fanelli. Con il numero 10 Carlo Caligiuri, classe 83, pronto a entrare con il numero 25 Fabio Fanelli, classe 85. Fanelli, se non vado errato potrei sbagliare, ma ex Gaeta, era di derby per lui. La palla in mezzo, non ci arriva Moriconi, non la tocca a Grillo, pallone che si spegne sul fondo. Avgul che può andare a battere, vediamo Fanelli dove si sistema quello che ha dato molta all'aria di essere un 4-4-2 colpo di testa di Piscopo. Fanelli che tocca il suo primo pallone, lo difende serve Rinaldi, un po' compassato però ancora Rinaldi, serve ancora Fanelli, pallone non preciso, recupera Basso che salta, Fanelli rientra in mezzo al campo, c'è Sar vicino, preferisce andare da Castiglione che si è inserito bene, attenzione Castiglione, 3 contro 4 Castiglione serve Lucignano, forse con un pizzico di ritardo, Lucignano che deve tornare indietro, si va da Sar con pazienza e forma, Sar supera un avversario, va al tiro, deviato, pallone che può diventare buono per Petronzio, si accontenta del calcio d'angolo, gli applausi del pubblico di Fede Formiana. Formia guadagna un calcio d'angolo al 22esimo della ripresa. Solito rientro da sinistra di Battaglia, la palla in mezzo proprio per Battaglia che salta, il pallone che schizza oltre la traversa. Un colpo di testa di Battaglia su corner, sempre pericolosissimo il numero 5 del Formia, abbiamo detto tanti gol fatti in casa, situazioni da palle da fermo per il totem di Pernarella. Prova il Ferentino, D'Arpino, Fanelli la stoppa, prova il dribbling, una mischia, alla fine prova il tiro D'Arpino, il pallone che schizza e diventa buono per Raspaolo, lo stoppa sulla fascia sinistra, davanti a lui Castiglione che deve girarsi, se ne va in dribbling molto bene su Virgili, Castiglione, Petronzio prova a girarsi, alla fine il contrasto lo vince Pagliarosi, tira un sospiro di sollievo il Ferentino. Sar va a mordere le caviglie a Rinaldi, un'altra palla recuperata dal Formia, Castiglione subisce il contatto, c'è il calcio di punizione, non c'è cartellino. Formia che può riordinare le idee per imbastire un'altra azione d'attacco, Ferentino che deve ripiegare in difesa, sono tutti dietro la linea del pallone in questo momento, 11 uomini a difesa della porta, compreso Stefano Fiorini, 4 uomini in area in questo momento per il Formia, c'è Pepe al limite, sta salendo anche Autiero, lo va a prendere Moriconi, taglia lontanissimo la palla verso Autiero che la gira di testa, la deve toccare Fiorini ed è calcio d'angolo, tiene il massimo onestamente da come si era messo da questo calcio di punizione. Calcio d'angolo, si avvicina a Raspaolo per la battuta corta.
si allontana Pepe, in conseguenza si andrà in mezzo. No, si è battaglia Cautiero in area di rigore, la palla verso Battaglia, esce Fiorini in presa alta, ma non può rilanciare subito l'azione perché i giocatori del Fiorentino sono tutti indietro. Si prova ad avanzare con Villani, il cambio dall'altra parte dove c'è Fanelli in posizione regolare, no, si alza la bandierina dell'assistente dell'arbitro, il fuorigioco di Fanelli, calcio di punizione per il Formia, era l'unico giocatore avanzato della squadra ospite Fanelli. Formia che prova quindi adesso a ripartire, impostando però con calma l'azione. Pepe allarga sulla sinistra per Lucignano, davanti a lui si fa vedere Darpino, Lucignano per la Sara che si impiccia col pallone e lo perde. Fanelli serve Ambrifi che finisce giù ed è calcio di punizione e c'è il cartellino giallo per Battaglia. Questo cartellino giallo stona un po' con la direzione che ha avuto l'arbitro fino a questo momento. È stato un intervento onesto, quello di Battaglia, simile a tanti tanti visti nel corso di questa partita. Stavolta l'arbitro ha deciso di cacciare il cartellino e sono tre gli ammoniti in questa partita, tutti sponda Formia in ordine di tempo, Basso, Agrillo e Battaglia in questi primi 25 minuti della ripresa. Scaccio di punizione, c'è un capannello dei giocatori del Fiorentino sul pallone, si allontana Virgili, si allontana adesso anche Fanelli, c'è Piscopo col mancino o credo Rinaldi con il destro, sembra voler andare Rinaldi da come si sta posizionando alla fine della rincorsa, proprio Rinaldi con il destro, il pallone che non si abbassa in tempo, era comunque centrale, sembrava sulla traiettoria Avgul senza molti affanni, magari da lì tiro a giro sarebbe stato più efficace, ma io sto qui seduto a parlare e loro sono lì che giocano, quindi mi sa, bisogna dare credito a ognuno nel suo mestiere. Insomma, la palla sul settore di destra, Ambrifi la mette giù, davanti a lui c'è Autiero, Ambrifi prova ad andarsene in dribbling, rientra sul mancino, la palla in mezzo prolungata di testa da Fanelli, poteva diventare buona per Valerio Moriconi, pallone che però invece si spegne sul fondo, sarà rimessa per Avgul, 27 nel corso del secondo tempo, secondo cambio per il Formia, esce Raspaolo che effettivamente in questo secondo tempo è uscito un po' dal gioco, col numero 16 entra Rosario Milone. Adesso vedremo se ci saranno cambi nella disposizione in campo dei giocatori della squadra di casa. Petronzio è venuto a mettersi qui a sinistra, almeno in questo momento. Si dovrebbe essere lo stesso modulo, semplicemente con Milone al centro dell'attacco e Petronzio a svariare sulla corsia mancina. Basso di testa la prolunga, Castiglione con il petto prova a metterla giù, serve ancora Basso, ecco il primo pallone toccato dal nuovo entrato, la palla in avanti a cercare Basso, si alza la bandierina, fuori gioco, posizione irregolare del numero 11, il Fiorentino che ha già battuto, il pressing altissimo del Formia, sono praticamente in 5 a portare il pressing in attacco, anzi in 6, la palla adesso profonda, la palla buona per Petronzio, Petronzio il tiro e la mette sul fondo in maniera clamorosa, l'errore di Petronzio che si è trovato da solo davanti al portiere, ha secondato il rimbalzo del pallone allargando il destro e il pallone è finito oltre il primo palo, un'occasione clamorosa al 29esimo del secondo tempo. Una clamorosa occasione questa per il Formia di sbloccare la partita quando ci avviciniamo a grandi passi alla mezz'ora del secondo tempo e quindi all'ultimo quarto d'ora di questa partita. Il Formia ha l'occasione, viste come stanno andando le cose,
di fare un passo decisivo. Attenzione, il pallone recuperato da Sarra, ancora per Petronzio che deve allargarsi sulla sinistra, rientra sul destro, difende il pallone Petronzio, la palla messa in mezzo, respinta dalla difesa. Adesso attenzione al contropiede, è completamente da solo Ambrifi, sfida Otiero, lo supera Otiero con la spalla, Ambrifi si lascia cadere, contatto spalla a spalla. Ambrifi ha visto probabilmente che il pallone si stava allungando oltre la linea di fondo, ha sentito la spallata di Autiero e si è buttato giù. Tutto regolare per l'arbitro. Castiglione qui lotta contro due, la fine alla meglio Virgili. Castiglione insiste e la tocca sul passaggio di Virgili, rimessa con le mani per il Ferentino. D'Arpino la lascia proprio al suo numero 7, si fa vedere Fanelli che finisce giù. Calcio di punizione per il Ferentino. Che può avanzare e smorzare il pressing del Formia, che con Sara ha guadagnato sicuramente da questo punto di vista rispetto a Tortora. Palla in mezzo, Pepe di testa, Castiglione. La palla gliela soffia per un attimo Rinaldi, non ha sostegno però dei compagni. Lotta allargando le braccia a Milone, fallo sul numero 13 Lorenzo Pagliarosi. E secondo cambio anche per il Ferentino. Esce Rinaldi ed entra Rinaldi. Esce Franco Rinaldi ed entra Armando Rinaldi, quindi non cambia niente per noi in cronaca perlomeno. Vedremo se cambierà qualcosa in campo. 31esimo nella ripresa. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di Formia Ferentino, ultimo quarto d'ora del girone d'andata. In questo giorno dell'Epifania approfittiamo nuovamente da parte mia, di Davide Gustardi in cuffia, di Tiziana Palombi alle riprese, per farvi gli auguri anche da parte di tutta la redazione di Telegolfo, non solo per la Befana ma anche per le feste passate, insomma buona fine e buon inizio come si dice dalle mie parti, di questo 2019 che si è aperto all'insegna del calcio con questo scontro d'alta classifica sia Formia che Ferentino, che con un pareggio darebbero dalla Nitrella la possibilità di scappare nel confronto col Monte San Biagio, o proprio al Monte San Biagio di accorciare su entrambe, addirittura potrebbe esserci il sorpasso del Monte San Biagio proprio sul Formia. Dipenderà anche da come andrà la partita del Pontinia in casa contro l'ultima della classe, l'Aurora Vodice Sabaudi. Al punteggio, se non abbiamo visto male, ma le opinioni sono discordanti, doveva essere di pareggio alla fine del primo tempo, chissà come andrà a finire. Poi alle 14:30 la sfida tra Nitrella e Monte San Biagio, la possibilità quindi per Ferentino e Formia di mettere sotto pressione entrambe le squadre, magari approfittare una battuta a vuoto di queste due, dovesse vincere una però oggi, stamattina in questa partita. Steso Castiglione e arriva il primo cartellino giallo per il Ferentino, ammonito Moriconi che ha steso Castiglione. Cartellino giallo al 33esimo del secondo tempo. Sale battaglia Castiglione, andrà a mettere questo pallone verso il secondo palo. L'arbitro però deve fischiare perché c'è stato il cartellino. È stato ammonito Moriconi, quindi per la battuta bisogna aspettare il fischio dell'arbitro che fischia in questo momento, quindi si ripete. Castiglione nuovamente verso il centro dell'area, salta a battaglia Fiorini in due tempi, blocca il pallone, prova a far ripartire i suoi, pallone però di Piscopo sbatte su Pepe, sale il pressing di Basso, saltata la prima linea, pallone però che si perde tra le maglie difensive della squadra di casa, di testa l'appoggio verso Afgul che con calma può far ripartire i suoi, c'è Grillo
un po' solo, se togli di destra si va a destra, sì, ma verso basso, che perde una scarpa nello stacco, si lamenta con l'arbitro, come dire, beh, non è che mi è, se, che se ne scappa da sola. Poi il tocco di mano è involontario e viene ammonito, cartellino giallo, ci trova abbastanza sorpresi. Ammonito Castiglione, la palla gli è finita sul braccio, ma non ha neanche tentato di approfittare della situazione. Castiglione sembrava decisamente involontario questo tocco, tanto più che siamo sulla tre quarti difensiva del Ferentino. Qualche decisione un po' stravagante, a modesta opinione di chi vi parla, ma noi, come diciamo sempre in cronaca, attenzione, perché qui battaglia copre l'uscita di Avguli, che non l'aveva tutta prima capito. Dicevo, come diciamo sempre, ne approfittiamo, che non abbiamo detto ancora oggi, ma serve anche per fare un po' di controcultura a questo punto, non avendo replay, non avendo supporti. Palla in profondità, finisce giù Moriconi, non c'è niente. Dobbiamo fidarci delle decisioni dei direttori di gara, che sono anche pagati per fare questo lavoro, e credo che non gli interessi più di tanto di creare problemi da questo punto di vista. Intanto il fallo di Sar, con un attimo di ritardo su Piscopo, che è finito giù. 36esimo, ultimi 10 minuti di questo secondo tempo. Attenzione al tiro improvviso quasi di Darpino, che si è aggiustato il pallone con il tacco. Attenzione che adesso attacca Petronzio, avanza, entra in area di rigore Petronzio, Petronzio cerca il destro, si allarga Petronzio, poi il tiro completamente fuori bersaglio. Ancora un errore da parte di Petronzio, che di occasioni adesso comincia ad averne avute un bel po' in questa partita, mentre questo pallone esce in fallo laterale controllato da Utiero, permette però così al Fiorentino di avanzare in pressing. Infatti c'è il tocco di Virgili, la palla addomesticata, messa in mezzo da Ambrifi, Avgul esce su Moriconi, sicuro, impresa alta. Ferentino che è uscito un po' più dal guscio in questo secondo tempo rispetto a un primo dove non è pervenuto. Formia che si è stancato molto, Petronzi uno di quelli che è stato sicuramente più attivo, che finisce giù senza fallo secondo il direttore di gara. Forse anche poco lucido al momento delle conclusioni, anche a causa di tutti i movimenti che ha fatto nel corso della partita. Adesso c'è un calcio di punizione in favore della squadra di casa. Trentottesimo in corso, Sar domestica questo pallone, Lucignano, lo scavetto verso Petronzio che la mette giù in qualche modo, favorendo però l'intervento della difesa. Battaglia, esce addirittura a centrocampo, Sar fa opposizione, il fallo su Rinaldi. Ancora perplesso Sar, gli va a dire qualcosa Castiglione. Ferentino che con questo pareggio terrebbe il Formia a distanza di 2 punti, ma rischierebbe di perdere contatto con la Nitrella. Petronzio molto bene qui, e serve Castiglione, si allarga Milone, Castiglione non riesce a servire il compagno per la buona posizione di Virgili. Palla in avanti, il colpo di testa di Ambrifi, non trova compagni, il pressing di Moriconi su Lucignano è efficace, che Lucignano si libera in fretta del possesso, di fatto servendo Darpino. Il pallone in profondità, cerca l'ennesimo scatto di Moriconi che non raggiunge il pallone, rimessa dal fondo per la squadra di casa, la batterà come sempre Avgul. Autiero che parla con i compagni,
Non si prepara al momento un cambio né da una parte né dall'altra. Quarantesimo minuto che è iniziato in questo momento. Rimessa laterale ancora per il Formia, che prova a guadagnare metri per il forcing finale. Pepe Lucignano con il destro a cercare uno tra Milone e Petronzio. Alla fine Sar di testa, ancora Petronzio a fare la guerra. Butta il pallone in fallo laterale Pagliarosi. Lucignano. Ancora Castiglione che esce vittorioso in mezzo a due. Cerca il fondo. Pallone deviato sul cross, non c'è calcio d'angolo, non c'è pressing, ma il pallone viene recuperato per un attimo solamente da Sar. Ancora Sar che la tocca bene, favorendo il recupero di Autiero. Battaglia allarga sulla corsia mancina, ci arriva Lucignano con un pizzico di ritardo. Il pallone in fallo laterale per il Fiorentino, che può respirare. Ultimi 5 minuti di questo secondo tempo, poi sarà recupero ancora 0-0 tra Formia e Fiorentino. Pallone spazzato direttamente addosso a Castiglione, ancora una rimessa con le mani per la squadra ospite. La prossima giornata Fiorentino avrà un'altra partita in trasferta, farà visita al Roccasecca, sedicesima squadra di questo campionato. Formia invece sempre in casa contro lo Sporting Vodice. Larga bene Petronzio, avanza basso e però si trova tutta la difesa davanti, prova ad andarsene in dribbling, in qualche modo mantiene il possesso, finisce giù, c'è il fallo, l'arbitro fischia, calcio di punizione per il Formia, ha già battuto con palla anche in movimento, ha ragione qui l'arbitro, basso protesta un pochino ma la palla stava ancora rotolando al momento della battuta, possibilità però comunque di giocarsi questo calcio di punizione. Sale Battaglia, Otiro resta indietro assieme a Lucignano, a Grillo e Sar. Punto di battuta c'è Pepe, non è escluso che tenti la battuta diretta verso la porta di Fiorini. L'arbitro dispone la barriera, si perdono secondi preziosi. Battaglia sempre a cercare un suo movimento a gancio di impattare sul secondo palo, la palla è proprio per lui, diventa buona per Castiglione che si deve girare, si mette in mezzo a Rinaldi, c'è calcio di punizione, viene fischiato fallo sulla copertura di Rinaldi, tentativo di girata al volo di Castiglione, ha preso il numero 4, calcio di punizione quindi per il Fiorentino comandato dal signor Nigro di Prato. Quello che dicevamo, insomma, sembra stanno da Prato a qui, la voglia di influenzare la gara in un modo o nell'altro. Intanto esce Petronzio, stanchissimo, entra Alessandro D'Aprile. Con il numero 14, giocatore di classe 89, uscito il 94 Petronzio. Vedremo se D'Aprile riuscirà a dare freschezza che serve in questo finale. Bene Battaglia, recupera un gran pallone, Lucignano subisce fallo, conquista un utilissimo calcio di punizione, utile per far ripartire nel modo migliore l'azione, uscendo da una situazione di pressing. Avgul pronto a battere, si è allargato Castiglione sulla sinistra, che Castiglione ha speso tanto, è stato uno dei più lucidi in questa gara. Qui finisce Sar, finisce a terra, sembrava essere stato sbilanciato sullo stacco, per l'arbitro è tutto regolare e c'è la rimessa con le mani per il Formia. Lucignano,
quella linea che aveva segnalato la rimessa per il Ferentino. Non è la prima volta che sono in disaccordo il direttore di gara con gli assistenti, spesso ha avuto, molto spesso per non dire praticamente sempre, ha avuto ragione il direttore di gara, che adesso fischia un calcio di punizione per il Ferentino. Siamo entrati nel 45esimo, è l'ultimo minuto di questo secondo tempo in attesa di sapere quanto sarà il recupero e c'è un'occasione all'ultimo a tutto per il Ferentino. Calcio di punizione sul punto di battuta. Virgili sventaglierà in mezzo il pallone con il destro, saranno 3 i minuti di recupero, ci comunicano dal coordinamento, no in realtà è che vediamo la lavagnetta da qui. La palla in mezzo, attenzione perché di testa ci arriva D'Arpino da solo davanti alla porta, la sfiora appena, in ogni caso c'era la bandierina alzata dell'assistente dell'arbitro, quindi fuori gioco. Nulla di fatto su questo calcio di punizione, stanno per iniziare, iniziano i 3 minuti di recupero. La palla in avanti, servito Ambrifi, Ferentino che si fa vedere in avanti in questo finale di partita, la palla in mezzo verso il secondo palo, non ci arriva Moriconi, è troppo lunga anche per Ambrifi, la palla che si perde sul fondo, rimessa per Avgul. Se ne sta andando il primo dei 3 minuti di recupero, il Formia che vedremo se avrà le energie per tentare un forcing finale dopo aver speso tanto nel corso di questa partita. Ferentino che sta cercando di approfittare poi di questa stanchezza. Fanelli, la palla in avanti, battaglia come sempre, di testa è una garanzia, Lucignano la spazza via, provato una sponda Milone, il pallone però ancora degli uomini in maglia granata. Ambrifi per D'Arpino, il tocco di prima, battaglia di testa ad anticipare Moriconi che commette anche fallo, l'arbitro lascia correre, alla fine finisce giù proprio Milone, fischia il direttore di gara, fallo sul classe 97, calcio di punizione, andrà a battere Pepe, se n'è andato il primo, siamo a metà del secondo minuto di recupero, quasi a metà del secondo minuto di recupero. Batte Pepe, conserva il possesso il Formia, Basso però viene fermato, si è spento anche Basso nel corso di questo secondo tempo, tentando spesso soluzioni personali, andando a infrangersi però contro la difesa del Ferentino, qui cerca una punizione che non trova, il pallone che rimbalza in zona Fiorini che potrà andare a bloccare con le mani. Appena arriva l'accenno del pressing del Formia che deve arrivare, altrimenti il portiere rimane lì, infatti avanza Milone, Fiorini spazza via, colpo di testa ancora di battaglia, D'Arpino, Lucignano, tutto regolare, Ambrifi, attenzione, serve sulla sinistra Fanelli che mette il pallone in mezzo, battaglia al posto giusto, al momento giusto, pallone che però è ancora buono per Piscopo che supera ad aprile, mette il pallone in mezzo, Avgul esce in sicurezza e va a bloccare, deve rilanciare immediatamente l'azione, lo fa servendo Pepe, c'è Castiglione, pallone dato sui piedi invece che sulla corsa, Castiglione quindi deve fermarsi per servire Milone che è da solo, si gira, cerca di guadagnare il fondo, alla fine arriva l'intervento di Virgili a fermare tutto e arriva il fischio finale, finisce qui Formia Ferentino 0-0. Non è riuscito il Formia, nonostante tante occasioni avute, a sbloccare la partita. Squadra ospite che è uscita alla distanza in questo secondo tempo verso il finale, cercando di vincere in maniera assolutamente corsara questa partita. Alla fine regna la parità 0-0 dopo 3 minuti di recupero nel secondo tempo. Ferentino che sale da quota 32, restando al momento al secondo posto in attesa di sapere cosa ha fatto il Pontinia in casa contro l'Aurora Vordice Sabaudia. Formia che sale a 30 proprio a pari punti
con il Pontina in attesa di sapere cosa farà il Monte San Biagio alle 14.30 in casa della Nitrella, che ha l'occasione di allungare proprio sul Ferentino in testa alla classifica. E con i giocatori che salutano il pubblico molto presente quest'oggi nel giorno dell'Epifania, a me non resta da parte di Tiziana Palombi, anche di Tiziana Palombi e di tutta la redazione, che fare gli auguri ancora una volta a tutti voi e ringraziarvi di essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre su Telegolfo. Da Tiziana Palombi e Davide Cussardi, un saluto, un abbraccio e alla prossima. Siamo con mister Pipenburg, finita una partita 0-0, quasi un tempo per parte. La sua squadra è stata brava a rimanere viva fino alla fine, poi magari anche sfruttando un po' di stanchezza di un Formia che ha spinto tantissimo, soprattutto nel primo tempo. Avete rischiato di uscire da qui con 3 punti, come giudica quindi questa prestazione dei suoi? Sempre difficili le partite per quando c'è la ripresa del campionato dopo la sosta. Esatto, dopo la sosta è proprio una partita un po' particolare per tutti, e hai detto benissimo, il primo tempo meglio loro, secondo tempo siamo usciti un po' più noi, e le occasioni sono capitate principalmente nel primo tempo, una per parte, e sapevamo oggi che incontravamo una grossa squadra allenata alla grande, e sapevamo delle difficoltà della gara, sicuramente volevamo vincerla, ci abbiamo provato fino alla fine, però il punto comunque è un risultato positivo. Noi eravamo presenti nella partita in turno con un finale dal punteggio tennistico, possiamo dire così. La sua squadra quindi è famosa per essere molto offensiva, molto abile a produrre azioni d'attacco. Come giustifica quindi magari un primo tempo giocato un po' sotto ritmo? Abbiamo visto tanti errori, soprattutto in fase di impostazione. Noi in cronaca abbiamo detto comunque merito anche del pressing da parte della squadra di casa, che appunto poi magari alla lunga si è visto dandovi la possibilità di uscire verso la seconda parte del secondo tempo. Ma se è mancato qualcosa, cosa è mancato? Un po' di lucidità in fase di costruzione, hai detto bene tu, troppi errori senza pressione, dovuti sia al pressing loro, soprattutto a un pressing organizzato, che è quello che fa poi la differenza. Oggi si sono incontrate due squadre che secondo me avevano preparato bene la partita, e quindi entrambi siamo riusciti a limitare i nostri punti di forza e noi loro. Sì, siamo una squadra molto offensiva, però oggi ultimamente abbiamo cambiato anche un modulo di gioco proprio per evitare di prendere troppi gol, perché comunque sta diventando una costante pericolosa. Questi 15 giorni abbiamo lavorato molto sotto questo aspetto e credo che oggi i risultati si siano visti. Questa partita era una delle due partite di cartello della giornata, con cui si chiude il girone d'andata di questo campionato. L'altra si giocherà alle 14.30 tra Nitrella e Monte San Biagio. C'era la possibilità di mettere sotto pressione appunto la Nitrella in testa alla classifica, per uscendo magari con i 3 punti qui, con la possibilità quindi di chiudere questo girone d'andata davanti. Se lei la vede come un'occasione persa, o a prescindere, contro una squadra, quando si incontra con una delle prime 4 squadre del campionato, si incontrano due delle prime 4 squadre del campionato, si può considerare in trasferta un punto guadagnato? Sicuramente, in trasferta a Formia, su un campo dove credo abbiano perso quasi tutti, è sempre un punto guadagnato secondo me. Loro oltretutto venivano da un periodo molto felice col derby vinto a Gaeta, quindi sulle ali dell'entusiasmo oggi non era assolutamente facile uscire con i punti da qui. E sono contento perché ci abbiamo provato fino alla fine, magari potevamo essere un po' più bravi, e come ti ripeto, soprattutto in fase di costruzione, però ripeto, è un buon punto. Per il fatto di mettere sotto pressione a Nitrella, Monte, sinceramente questo è un girone che mette sotto pressione chiunque, non puoi mai stare tranquillo ogni partita, ma non solo tra le prime 4, anche se giochi contro la 14ª si stanno rivelando tutte partite molto molto complicate, quindi la pressione ce l'hanno già da soli. Infatti l'ultimo scivolone è arrivato contro l'Ermada, insomma una squadra sulla carta lascia presagire tutto un altro tipo di partita. Si è chiuso il girone d'andata, siete comunque al secondo posto, adesso si aspetterà anche il risultato dell'ufficialità, il risultato di Pontinia, che noi non l'abbiamo sotto mano. Io sapevo che al momento erano in parità, non so poi come si andrà a finire, dico proprio onestamente. Quindi comunque si è chiuso un girone d'andata al secondo posto, si ricomincia il girone di ritorno con un'altra trasferta a Roccasecca.
Quali sono le prospettive della sua squadra? Cosa vorrete fare magari anche in questo inverno che si sta per chiudere, anche magari in sede di mercato, per costruire la squadra, e qual è l'obiettivo alla fine del campionato? Allora, per quanto riguarda il mercato è chiuso così sicuramente, perché comunque c'ho una rosa, ho a disposizione una rosa più che competitiva. Per quanto riguarda il campionato, noi il girone d'andata, lo dico dall'inizio, serviva per vedere dove potevamo collocarci. E a questo punto, se siamo secondi, terzi, comunque siamo tra le prime, è evidente che non ci possiamo più nascondere, giocheremo comunque per lottare per i playoff. E il discorso è tra virgolette il problema è che ce ne stanno 7-8 come noi, quindi sicuramente si preannuncia un girone di ritorno scoppiettante, molto, molto divertente, molto stimolante, e a questo punto però siamo lì sopra, ce la continueremo a giocare con tutti. Allora io chiudo facendole gli auguri, il giorno dell'Epifania, abbiamo avuto anche il piacere di vedere questa bella partita. Grazie, auguri a voi. Siamo con il capitano Marco Pepe, una partita un po' ai due volti, avete provato tutto quello che potevate provare fino a che magari non si sono le solite energie, abbiamo visto una squadra molto molto attiva nel primo tempo, praticamente avete impedito alla seconda forza del campionato di vedere il pallone come era fatto, in una sostanza avete avuto tante occasioni anche nella prima parte del secondo tempo, poi magari sono un po' venute a mancare le energie, avete rischiato con qualcosa in ripartenza, come comunque giudichi questa partita? Vabbè, sapevamo di giocare contro una squadra ottima con dei giocatori che hanno fatto categorie superiori, non a caso si trovano lì in classifica, e quindi cercavamo di fare bottino pieno per agguantare le prime posizioni. Non ci siamo riusciti, resta il rammarico che comunque abbiamo creato tanto, come sempre in casa, come potete vedere, riusciamo sempre a creare tante palle gol. Non ci siamo riusciti, portiamo a casa questo punto. Dico, quando non si può vincere una partita, non bisogna perderla, perché poi su un episodio, una palla inattiva, una partita così, che casomai per le occasioni create potevi vincerla, rischi anche di perderla. Sì, comunque resta una buona prestazione anche dal punto di vista offensivo, è mancata un po' di lucidità anche magari frutto di tanto lavoro in fase di pressing, ne abbiamo parlato anche con l'allenatore del Fiorentino, è stata proprio la caratteristica del Formia nel primo tempo, un pressing molto organizzato, era così che avevate preparato la partita, cioè cercando di non far giocare la squadra avversaria, cercando quindi poi di sfruttare magari anche qualche palla inattiva, che in casa sappiamo che avete un totem che spesso la butta dentro. Ma guarda, a prescindere da chi incontriamo è proprio una nostra etica di gioco, nel senso che andare a pressare altri, proprio il mister ci chiede questo anche in settimana, proviamo proprio, soprattutto quando giochiamo in casa, di andare a prendere altri, perché logicamente quando hai la fortuna di giocare in casa propria cerchi sempre di vincere tutte le partite, anche se non è facile perché ci sono anche gli avversari, se no sarebbe troppo semplice riuscire a vincere sempre, sarebbe bello. Sì, il primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo creato subito un paio di palle gol, loro però mi sono piaciuti, sono una buona squadra, organizzata, sono venuti qua, hanno fatto la loro partita, quindi è andata così. La possibilità, come hai detto tu, era quella di agganciarli in classifica, al momento avete agganciato il Pontina, se non ho fatto male i conti, no, il Pontina dovrebbe essere riscappato un punto sopra perché mi hanno detto che ha pareggiato, e c'era la possibilità comunque di mettere pressione magari anche a Monte San Biagio, alla Nitrella, che se la giocheranno alle 14.30 per chiudere il girone d'andata, perché con oggi si chiude il girone d'andata, in una posizione magari migliore di questa per avviarsi al girone di ritorno. È comunque un girone d'andata buono, come lo giudicate oggi che si chiude definitivamente? Ma guarda, io credo che ad oggi, se mi chiedi chi può vincere questo campionato, faccio fatica a dirti una squadra, perché credo che ci sono tante squadre organizzate. Poi questo è un campionato molto difficile, io ho giocato anche in campagna tanti anni, posso dirti che il Laziale sono tutte squadre organizzate, se ci fai caso anche il Sabaudia, che ha una classifica secondo me deficitaria, ma non merita quella classifica perché per me è una buona squadra, gioca bene, quindi ti dico, qua l'ultima in classifica può battere la prima, non sai mai che cosa succede, perciò ti dico, secondo me, per come vedo io e come giudico questo campionato, è ancora presto per dire chi potrà vincere e arrivare alla fine. Secondo me ci siamo 5-6 squadre tutte organizzate, che chi sbaglia di meno alla fine porta a casa il campionato. La prossima restate nei paraggi, restate in casa, giocate contro lo Sporting Vodice, se non ricordo male, sì. È l'ottava squadra di questo campionato fino a questo momento, è proprio una possibilità per rimarcare quali sono le vostre intenzioni, inizia il girone di ritorno, come hai detto tu si fa fatica a trovare una squadra che può vincerla, ma il Formia c'è e lotterà fino alla fine per almeno una posizione nei playoff.
Sì, sicuramente domenica sarà un'altra battaglia perché anche loro si sono rinforzati, sono una buona squadra e quindi non è mai facile. Noi, ti ripeto, pensiamo partita dopo partita, a prescindere dall'avversario, che sia il Ferentino, il Vodice, lascia il tempo che trova. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo perché sappiamo di indossare una maglia prestigiosa e infatti, come vedi, ci seguono sia in casa che fuori casa, i tifosi nostri, e quindi dobbiamo giocare anche per chi ci sostiene ogni partita. Abbiamo visto anche una cosa un po' d'altri tempi, sono un fumogeno a un certo punto lanciato, è stato anche a creare un'atmosfera che magari si vede su altri campi. Per chiudere ti volevo fare una domanda, perché c'è stata comunque molta discussione quando c'è stato il cambio di allenatore, è arrivato Pernarella, all'inizio è stato un po' stentato, adesso però vi trovate comunque in una posizione di classifica che vi che sicuramente rende felici i tifosi, renderà felici voi, avete anche perso qualche giocatore per strada, ne sono arrivati altri. Tu che sei il capitano, quindi ti voglio chiedere come ha funzionato, perché a giudicare dei risultati ha funzionato la cura Pernarella, e come si vive in questo momento l'atmosfera nello spogliatoio? Beh, innanzitutto voglio fare una premessa, io adesso sono il capitano, ma il capitano è Zaccaro, io sono il vice capitano, sto sostituendo lui, però il capitano rimane sempre lui, quando rientrerà lui il capitano è lui. Detto ciò, sì, sicuramente il mister è un motivatore, è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, lui ci dà sempre una carica importante, ma anche chi c'era prima sicuramente ha fatto il suo lavoro come bisognava farlo, poi sono state scelte della società e è arrivato lui, dove, come ripeto, non ha bisogno il mister, lo conosciamo tutti quanti, ha fatto sempre campionati importanti, anche qua ha fatto bene. Ti ripeto, lui è uno che in settimana ci tiene tanto, ci fa lavorare bene, ci dà sempre la possibilità di che ognuno di noi possa dare il massimo. Poi ogni partita è una storia a sé, il calcio ormai è diventato difficile perché tutti si difendono bene, dalla Serie A alla terza categoria, vincere non è mai facile, sarebbe troppo bello se no. Ecco, ogni tanto vediamo anche nelle amichevoli estive magari qualche squadra di Serie A inciampare contro un avversario di categoria. Ma se ti ricordi, non mi ricordo, l'anno scorso Coppa Italia l'Inter è andata ai calci di rigore col Pordenone, quindi esatto. Io dico sempre che il calcio non è una scienza esatta, nel senso che no, perché tu hai i giocatori con i nomi più importanti e io penso che i campionati li vinci con la voglia, la determinazione, il sacrificio, chi arriva prima sulla palla, chi ha tanta voglia di emergere, soprattutto per i più giovani. Io ormai sono vecchio, che devo fare più? Vecchio è una parola grossa. A proposito di vecchi, chiudiamo con gli auguri per l'Epifania anche ai tanti tifosi formiani che ci stanno guardando, che ci vedranno, che vedranno questa intervista, e ai tanti che sono venuti come sempre a quello stadio. Sì, facciamo gli auguri per questa Epifania e una buona domenica.